perde una grossissima occasione il Termoli per non aver sfruttato la seconda partita casalinga dopo il successo con l'Avezzano di 7 giorni fa e così spiccare un volo verso l'alta classifica per una salvezza più sicura. Nulla da fare quindi contro Alma Juventus Fan, che tra l'altro il secondo tempo ha giocato anche in 10 uomini. Ma passiamo alla cronaca. Al 12° del primo tempo c'è De Marzo su punizione dal vertice alla sinistra del portiere ospite Bizzini e tira, ma la palla finisce alta sul fondo. Al 15° c'è un calcio d'angolo di Corcione che colpisce poi di testa Baldé e la palla ancora alta sul fondo. Ma arriviamo al 18° quando Zanni ha sul piede il pallone dello 0-1, tira a botta sicura in area, ma Lombardo devia la grande in angolo. Sul susseguente calcio d'angolo, ancora vicino al gol, il Fano con Urbinati che colpisce bene di testa, ma la palla finisce alta di poco. Questo al 19°. 21° Baldé, servito in area assai bene da Biasrak, al momento il tiro scivola e conclude sul fondo. 24° pallone invitantissimo in area Fanese, ma i giallorossi non arrivano in tempo per tentare la conclusione in porta. Al 29° una bellissima azione giallorossa con Ciofi che mette al centro dell'area un ottimo pallone per la corrente Basrak, che però perde l'attimo giusto a ricolpire di testa e mettere in porta. Finisce così il primo tempo, si va al riposo. Nella ripresa, con il Termoli in superiorità numerica, non ne approfitta e non succede praticamente nulla fino al 24° quando Drolé, il nuovo entrato del Fano, entra pericolosamente in area, tira, ma Lombardi in uscita a terra devia in calcio d'angolo. Al 29° un sussulto del Termoli con un lancio in area di Cioffi, Carnevale da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. E per vedere l'unico tiro in porta del Termoli bisogna aspettare il 46°, quindi primo minuto dei 5 di recupero. Dragutinovic che ci prova appena in aria, pallone raso terra bloccato a terra da Bizzini.